perché non sono utili né, né alla città né ai lavoratori. Vi faccio un esempio molto semplice. Un lavoratore ha un nastro orario di 10 ore e 30 e guida per 4 ore e mezza. Le altre ore è a disposizione dell'azienda. Abbiamo lavoratori che nell'arco di una settimana sono a disposizione per l'azienda per 63 ore e ne guidano 33. Questa è una cosa che è evidentemente antiproduttiva, è evidentemente un meccanismo che consente soltanto di risparmiare sul numero degli autisti necessari, perché, come è accaduto anche ieri, in piazzale dell'azienda alle 10 del mattino, cosa che non si era mai verificata fino ad oggi, c'erano un sacco di autobus fermi. Perché? Perché nelle ore di morbida questa azienda ha deciso che gli autobus non corrono e quindi tutto viene strutturato in questo modo. Noi abbiamo chiesto all'assessore che o cambia questo registro oppure noi metteremo in campo tutte le iniziative possibili, perché noi all'azienda ci teniamo, al lavoro ci teniamo e crediamo che l'unica risposta che si può dare in termini anche ambientali, a Padova, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di ridurre quelle che sono le polveri, di impedire che Padova sia invasa dalle macchine, è data dal trasporto pubblico locale. Quindi o l'amministrazione si muove in questo senso, oppure noi, come ho detto, ci muoveremo per fare in modo che questo venga realizzato, perché noi non abbiamo nessuna intenzione di vedere questa azienda finire in mano a persone incompetenti che non sono in grado di risolvere i problemi. Per questo abbiamo chiesto anche che chi ha provocato quello che è successo mercoledì mattina, il 7 gennaio a Padova, venga individuato e colpito, perché non si può poi, come è capitato attraverso alcune interviste, dare la colpa ai lavoratori che di colpe non ne hanno assolutamente nessuna, avendo avuto il servizio il 6 gennaio, quindi il giorno prima, e alcuni nemmeno quello, perché hanno dovuto andare direttamente in azienda il 7 mattina alle 5 per sapere che cosa dovevano fare. Quindi da questo punto di vista è evidente che noi ci muoveremo in questo senso, però è importante che anche la città sappia con chi ha a che fare e di chi sono le responsabilità. Grazie.